Da domani Lombardia, Piemonte e Calabria passano da zona rossa ad arancione mentre si lavora al nuovo DPCM con le regole per il Natale. I nodi spostamenti e riti religiosi. Resta stabile la crescita dei contagi, ma i casi sono ancora sopra i 28.000. Alto il bilancio delle vittime, 827 i morti. Calano i ricoveri nelle terapie intensive. C'è il rischio molto alto che l'Italia non sfrutti le opportunità del Recovery Fund, così il presidente di Confindustria Bonomi alla presentazione del rapporto sugli scenari industriali. Banco Alimentare compie 24 anni, 8.000 strutture caritative in Italia che assistono 2 milioni di persone sempre più in difficoltà per la pandemia. Stasera TG2 dossier dedicato ai mitici anni 80, un'epoca che tra eccessi e contraddizioni ha lasciato un segno indelebile nella storia del costume. Buongiorno dal TG2, l'avete sentito dai titoli, il governo lavora al nuovo DPCM.